5, 4, 3, 2, 1, 0. Eccoci all'area stampa con tutti i giochi setappati. Harry Potter. City Skyline, eccolo. Questo sembra interessante. Facciamo un giretto. Qua abbiamo Great Voyage dell'amico Remo e di Nestore, che sfrutta la meccanica del Mancala in modo abbastanza originale per un gioco non troppo lungo. Proseguiamo il giro, andiamo a vedere Fujikoro, che è un gioco appena uscito, passato da Kickstarter, i cui materiali sono sempre ottimi, come ci ha abituato la casa editrice. Molto bello a vedersi. Questo è il nuovo di Lacerda, On Mars, anche questo passato per Kickstarter. Con ottimi materiali, la meccanica sembra interessante e originale. Cartograph. Escalation. Gli unicorni carini. Kitchen Rush, che ha una meccanica in tempo reale con le clessidre. Gioco a tema culinario. Fog of Love, purtroppo un gioco molto dipendente dalla lingua, ma sembra interessante. L'espansione di Heaven and Dale. Il nuovo Azul. Role Player, già edito in italiano, molto carino. La nuova versione di Robinson Crusoe. Il nuovo Prêt-à-porter, anche questo passato per Kickstarter. Questo è uno dei titoli più chiacchierati della fiera, Cooper Island. E qua possiamo vedere Watergate, molto interessante, questo è un titolo veramente interessante. Tiny Town, gioco medio abbastanza cattivo, molto carino, durata breve. E poi l'ottimo Era, molto carino, è un roller right che reimplementa il right con delle plance in cui costruire la propria cittadina. Questo è molto interessante anche questo, edito in italiano per la Cranio. Empire of the North, che è un coloni imperiali su plancia. Questo è il sempreverde Talisman. Proseguiamo, carrellata di giochi. Nova Luna, Honshu, un gioco di carte, il nuovo Andù ad opera della Da Vinci, che promette una meccanica nuova in una scatola piccola di carte. Legacy, anche questo, giochi in one shot. Proseguiamo, i tavoli sono numerosissimi, quindi non potremo vederli tutti, ma una serie di giochi per bambini. Passiamo
al tavolo cranio, dove possiamo vedere il nuovo Lorenzo il Magnifico di carte. Comunque in realtà è un altro gioco, una meccanica delle biglie su questa griglia, sembra molto carino. Mystery House, altro gioco, implementa una meccanica originale simil Legacy, con questa scatola in cui si guarda dentro mano a mano. Il bellissimo Barrage in tutto il suo splendore, con le ruote nuove, come potete vedere, le ruote implementate diversamente, più stabili e più funzionali. L'espansione di Baren Park, Flotilla, New Dale, che sembra molto carino, anche questo di Pfister, che implementa in un board game il suo precedente gioco di carte. Papillon, materiali molto scenografici, molto bello a vedersi, di cui però non conosco le meccaniche di base al momento. Paris New Eden Quindi tu li puoi costruire la maggioranza di medici con i dadi, permanente. Ma è abbastanza carino quel gioco, solo che è sempliciotto. con Intendo. una serie di meccaniche di maggioranze interessante. Cerberus, già uscito già l'altro anno, si trova anche in italiano, molto carino. Questo è un gioco un po' Tetris, molto carino, provato l'altro anno, interessante. Bellissimi materiali per questo Grimwalder di Favole di Grimm. C'è Trismegistus dell'italiano Tascini, che promette di essere un gioco di gestione dadi molto profondo e pesante. Nemeton, Saloon Tycoon, uscito anche lui precedentemente con Kickstarter, buoni materiali, la serie di Pulp Detective, il chiacchieratissimo Rurik, con una meccanica interessante di gestione delle azioni, anche questo in italiano con la GioX, ottimi materiali, meccanica innovativa, il gioco sembrava interessante. E poi Ragusa, altro gioco italiano di Lopiano, e proseguiamo nella carrellata di titoli, un po' di titoli orientali. Wengdu, gioco con i panda, anche questo, miniature carine, il gioco non l'ho letto. Questo è un gioco sulla pesca, Freshwater Fly, carino, c'è un sistema di gestione della meccanica di pesca interessante. Airship City, uscito già l'altro anno, se ne è parlato in tano, e niente, si prosegue sui vari tavoli, tutti setappati. Living Planet, anche questo potrebbe essere un gioco non male, buoni materiali. Astratto, Skip, di cui non ho letto le regole. Project L, bel gioco di combo con le forme da fare con questi polimini tipo Tetris, molto carino, provato l'altro anno. Quest'anno sono andato per provare a comprarlo, ma hanno avuto un problema nella produzione dei materiali e quindi non è in vendita, purtroppo per loro. Dovrà essere riprodotto, in quanto le plancette nel lato nascosto lasciano un po' intravedere la forma dietro, e quindi hanno deciso di non venderlo e di stamparlo nuovamente con le plance migliorate. Qui abbiamo un altro titolo
con alto hype. Valeria, chi l'ha provato l'ha trovato molto interessante anche questo, la grafica conosciuta e molto apprezzata. Ma si può vedere le nuove versioni con espansioni e quant'altro di Clank, altre due mappe, Terror Below, gioco che prende un po' l'ambientazione di Tremors con questi vermoni sottoterra, Subterra, questo era stato giudicato un gioco molto divertente, edito in questa nuova veste grafica con nuovi materiali migliorati, chi l'ha provato l'altro anno ne ha parlato molto bene. Runestones della Queen Games, ottimi materiali, passato per Kickstarter anche questo, gioco di Rutger Dorn, promette essere un peso medio carino. Copenhagen, il gioco di Cowboy Bebop, cartone animato molto bello, non so com'è il gioco. Il brand è sicuramente interessante, così come Ghost in the Shell, chi non lo conosce se lo vada a leggere o a vedere nella forma di cartone animato, perché ottimo fumetto, ottimo cartone. Here Be Dragons, non lo conosco. Sarah's Vision, questo è uno dei titoli che vorrei provare se possibile, meccaniche interessanti, va provato perché è molto particolare. Questo invece è un titolo provato ieri anche con una partita intera, molto molto carino, di gestione dati, una meccanica particolare di svolgimento delle azioni molto interessante. Zona, la nuova versione di Draco nel suo gioco base uscito anni fa e nella sua nuova modalità Cavalieri e Troll, possono essere anche mixati insieme per una maggiore variabilità. Qui abbiamo Mississippi Queen, una vecchia gloria che in questa nuova versione contiene anche l'espansione. The Dutch East Indies, un gioco a tema commercio e pirati. Old Masters, gioco di pittura con ottimi materiali, sembra essere un peso medio. Veniamo poi a Paladini, nuovo titolo della nuova trilogia, promette una meccanica di scelta delle azioni e delle carte molto carina. Questo è Clank in Space con l'espansione. Qua abbiamo Bruxelles, il gioco di carte, diciamo la versione di carte del precedente Bruxelles, che era un ottimo gioco, adesso è abbastanza difficile da trovare. Qui abbiamo Pangea, uscito in Kickstarter un po' di tempo fa, ad opera della Red Imps Game, e altro gioco interessante della fiera di quest'anno, Sierra West, che fornisce quattro modalità di gioco differenti con una gestione delle azioni con le carte su plancia molto carina, non sono ancora riuscito a provarlo, e per adesso è tutto.